di
quello che sa. Usi quel microfono. Sì, sì, sì. Okay. Okay. Ciao a tutti. In realtà oggi avremmo dovuto aprire questo pomeriggio con dei bambini che musicavano la poesia di Caprilione, però stamattina le attività sono state tantissime e quindi il tempo è passato velocemente e non siamo riusciti a completarle. Però vi illustro ecco un po' quello che è stato fatto. Noi siamo entrati nella tradizione attraverso varie attività, iniziando dalla lavorazione prima della breccia con Michele Rosati e poi ci siamo divertiti a creare degli animaletti perché appunto gli animali fanno parte di questa tradizione. I bambini si sono proprio divertiti a crearli e a decorarli con la loro creatività e fantasia. E poi, come l'altra volta, ci siamo soffermati sul quadro di Pietro Mastrangelo, portando così a conoscenza anche questi artisti del posto che si sono occupati negli anni di questa tradizione, attraverso proprio la costruzione di un puzzle. Questo quadro l'abbiamo realizzato attraverso il puzzle, ogni gruppo poi si è divertito a comporlo. Successivamente invece abbiamo parlato della statua della Madonna dell'Incoronata e loro attraverso una personale illustrazione si sono divertiti a ricreare questo quadro dove al centro, su questo albero che è la quercia, abbiamo inserito l'immagine proprio della Madonna, tra l'altro una bellissima illustrazione di Gianni Mucci. Ecco, e anche questo poi ha permesso di conoscere un ulteriore personaggio della nostra comunità, molto vicino sempre alle nostre tradizioni. E poi alla fine c'era una domanda speciale che ogni volta ci piace fare ai bambini, e abbiamo chiesto loro quale animale volevano affidare alla Madonna per chiedere qualcosa. E lì sono uscite fuori un sacco di storie bellissime. Non ho avuto modo di sentirle tutte perché, ripeto, il tempo è finito presto. Però sono stati dei bei pensieri. E questo, lascio la parola agli altri perché così acceleriamo un po' tutto. Grazie, Liliana. Prendo la parola io perché il terzo intervento mi tocca. E il mio intervento prende un nome particolare, fondamentalmente non è prettamente legato alla tradizione della Madonna dell'Incoronata, però senza di questo strumento, che poi non strumento non è, diciamo che la tradizione della Madonna dell'Incoronata non sarebbe potuta esistere. Il mio intervento prende il nome Vie di terra tra divinità antiche e nuove, i tratturi nella storia delle tradizioni. Ho voluto parlare un po' di tratturi perché effettivamente questa è una festività che è legata ai tratturi, è molto, molto legata ai tratturi. Perché? Perché prima di arrivare nel vivo del discorso, dobbiamo capire che fondamentalmente la Madonna dell'Incoronata è legata alla transumanza, e la transumanza non è un concetto recente, è un concetto che ha delle radici molto molto antiche, quindi andiamo indietro nella storia di più di 2000 anni, per la precisione sappiamo che i Sanniti praticavano la transumanza e i Sanniti si insediano nel territorio molisano intorno. La storia vuole VI secolo avanti Cristo, ma i documenti, noi noti durante le ricerche archeologiche, sappiamo già che nel VII secolo avanti Cristo la presenza sannitica sul territorio molisano era già benché radicata. Quindi andiamo molto in là con gli anni e possiamo dire che comunque nel VI secolo avanti Cristo, quindi parliamo di 2500 anni da oggi, La transumanza era già praticata. La transumanza è legata appunto ai tratturi che servivano fondamentalmente come vie di comunicazione per lo spostamento delle greggi e del bestiame in generale, ma non solo. Queste vie erano vie
servivano soprattutto al commercio, perché anche in antichità il commercio in questi territori era molto florido, anzi non pensiamo che all'epoca non ci fossero scambi commerciali. In realtà sappiamo che materiali provenienti dall'estremo oriente arrivavano in Italia già 1500 anni prima che Gesù Cristo mettesse piede sulla terra, quindi andiamo in là con gli anni veramente di tanto. Dicevo, i Samniti iniziano a praticare la transumanza e come ogni popolo antico nella storia, che cosa succede? Questi pastori inseriscono nella loro tradizione una divinità protettrice, perché comunque le vie non erano sicure e quando si spostavano grosse mandrie, grossi gruppi di bestiame, ovviamente si era soggetti ad attacchi, specialmente quando si arrivava giù nelle pianure delle Puglie, dove i Dauni facevano ancora da padrona, anche se nel VI secolo diciamo che la Puglia settentrionale era quasi completamente pacificata e sannitizzata. Però ovviamente i Dauni, che erano un popolo non tanto strutturato socialmente e politicamente, erano dei bretoni, abbiamo dei documenti greci che parlano proprio di un popolo di quasi briganti, che è un termine che non è consono per il periodo, però loro vivevano di queste azioni predatorie. E che cosa era meglio, insomma, di una divinità legata alle vie di comunicazione per proteggere ovviamente queste vie di comunicazione e lo spostamento di merci e di bestiame? Ai trattori viene legata una divinità molto importante e molto potente durante il periodo samnitico, che è Ercole, che è un semidio, sappiamo non essere un dio a tutti gli effetti, ma che comunque dopo le sette fatiche venne chiamato all'Olimpo dal padre Zeus, e lui rifiutò perché si trovava meglio, insomma, con gli esseri umani. Però inizia questa divinificazione, questa fase divinatoria di Ercole già nell'antica Grecia, che viene trasmessa in maniera preponderante e prepotente nella cultura sannitica, tanto da fargli edificare dei templi lungo i tratturi. Un tempio molto importante dedicato ad Ercole è a Campotiave, non so se ci siete mai stati, è un tempio enorme, importantissimo, è uno dei templi che è appunto edificato lungo un tratturo, che è il Pescastello di Candela, che attraversa Sepino. Sepino è un altro punto fondamentale, che nasce come città baluardo poi sul tratturo, che serve praticamente a gestire i commerci e gli spostamenti appunto delle greci. Ci sono dei racconti che non sono proprio racconti, sono delle vere e proprie cronache su Sepino, che a un certo punto, siamo intorno al primo secolo avanti Cristo, le greggi erano già di proprietà dello Stato romano, Roma aveva già ampiamente conquistato il Sannio, le guerre sannitiche erano finite, i sanniti erano usciti sconfitti, quindi c'era già stata la romanizzazione del Sannio. E che cosa succede? Questi duomini, che praticamente erano le figure politiche portanti di Sepino, iniziano a capire che possono fare, come diremmo oggi in maniera molto volgare, la cresta sul bestiame che attraversava quotidianamente questa città. Io non so se siete mai stati a Sepino, spero di sì. Sepino, a Porta Boiano c'era una doppia grata, fondamentalmente, era un doppio cancello che serviva proprio a bloccare il bestiame in arrivo da Boiano, a chiuderlo in mezzo a questa doppia grata e a fargli pagare un vero e proprio pizzo ai pastori. Quindi una volta che i pastori avevano pagato il pizzo potevano attraversare la città. Questa situazione venne ovviamente intercettata dallo Stato centrale, arrivò a Roma e, come un vero e proprio film di spionaggio, Roma mandò una persona ad indagare. Adesso noi li chiamiamo gli agenti segreti, ma all'epoca non c'era, però c'era anche un servizio di spie, Roma era fornita di un servizio di spie, c'era già lo spionaggio come lo intendiamo noi adesso.
Che succede? Che vi racconto questa storia perché è molto simpatico. Praticamente l'emissario che arriva a Stettino inizia a indagare e trova all'inizio molta freddezza tra la popolazione, nessuno che voleva parlare di questi eventi che accadevano, fin quando non si trova appunto davanti al fatto compiuto, cioè nel senso si trova a Porta Boiano mentre succedeva questo fatto. Ovviamente a fatto compiuto riporta la notizia a Roma e da Roma mandano la guardia pretoriana e insomma questo duovio viene arrestato e giustiziato pubblicamente, e questa storia che vi ho raccontato viene incisa su pietra, quindi viene scritta un'epigrafe e affissa proprio all'ingresso di Porta Boiano per scongiurare altre situazioni simili, per far capire a tutti che la proprietà dello Stato di Roma non si doveva toccare, non ci si doveva, tra virgolette, mangiare sopra. Quindi capiamo l'importanza di queste vie di comunicazione. Queste vie di comunicazione che però non nascono con i Sanniti, sappiamo che la loro presenza era già attiva, diciamo così, durante il Neolitico. Abbiamo dei tracciati che non erano sicuramente quelli che conosciamo oggi, perché quelli che conosciamo oggi vengono poi dal Regio Decreto dopo il 1800, per quanto riguarda le dimensioni, però erano delle strade, veramente dei sentieri che ricalcavano comunque il percorso di quello che conosciamo noi. Tornando ai nostri giorni, sappiamo che Santa Croce è lambito a sud da un tratturo molto importante che è il Cerano Foggia, definito non a caso il Regio Tratturo, che era uno dei sei tratturi principali che attraversava il Molise dall'Abruzzo alle Puglie. Un altro tratturo che non tutti conoscono, però che comunque è un tratturo molto importante, è il Sant'Andrea Biferno, che parte dal Biferno e arriva a Pozzo Sant'Andrea sotto il Fortore praticamente, e lì si ricongiunge con il Cerano Foggia, spacca praticamente il Basso Molise quasi a metà, e anche il territorio di Santa Croce lo taglia a metà. Per capirci, il Sant'Andrea Biferno passa per località Costecchia e scende giù verso il fiume Fortore. Quindi un territorio come quello di Santa Croce, che oltre ad avere una posizione geografica molto favorevole, era attraversato da due vie di comunicazione molto importanti. Alla fine, perché vi faccio questa introduzione? Per farvi capire che questa Madonna, quando è stata ovviamente posta a protezione poi dei pastori dopo l'anno 1000, è perché fondamentalmente si applica quel principio di sostituzione delle divinità che nelle terre, nelle zone interne, chiamiamole così, era stato molto difficile da eradicare, anche perché il paganesimo nell'entroterra italiano, ma non solo, anche in tutta Europa, era ancora ben diffuso nell'anno 1000, ma anche nel 1800 molte tradizioni dell'entroterra che non fossero tutte le città principali degli stati che conosciamo noi, era ancora diffuso questo concetto di divinità legata a principi che sono poi legati alla natura e a processi naturali. E allora la cristianità che cosa fa? Si inventa questa sostituzione, nel senso che toglie gli dèi antichi che erano presenti sul territorio e che comunque era difficile ancora da eradicare come culto, e vanno a sostituirli con divinità nuove. Questo processo è durato più di 1000 anni, è un processo che praticamente vede il suo culmine con la scoperta poi delle catacombe, perché dalle catacombe arrivano santi, insomma c'è stato un traffico di divinità, di santi, che in quel periodo siamo in traffico del 1700, ha praticamente invaso tutta l'Europa. E quindi che succede? Perché appare questa Madonna dell'Incoronata? Proprio perché la protezione dei pascoli, c'era ancora molto radicata la presenza di una divinità
altoparlante che doveva essere sostituita a tutti i costi, così come San Michele viene sostituito alla Nefite. La grotta di San Michele, sappiamo che è un culto, San Michele è legato all'acqua, e la Nefite appunto era la divinità dell'acqua in periodo sannitico. La stessa cosa avviene con la Madonna dell'Incoronata per quanto riguarda Ercole, quindi viene tolto Ercole dal concetto di protezione delle greggi e dei trattori e viene imposta la Madonna dell'Incoronata come culto cristiano. Quindi, però per non scadere sempre nel politeismo, che ovviamente sappiamo che questo è un concetto ancora aperto nel culto cristiano e cattolico in generale, si pensa sempre di inserire magari queste entità maggiori come la Madonna che vanno praticamente a proteggere poi queste situazioni, e non si scade poi nel politeismo, perché la Madonna fa parte di quel concetto anche trinitario, essendo poi la donna, che non è poi donna ma è più un'entità divina che ha partorito Gesù Cristo. Quindi concettualmente, diciamo, a livello storico, a livello teorico, la sostituzione di queste divinità pagane con queste cristiane avviene proprio in questo processo che dura millenni. Io non vi tedio più di tanto e spero di non avervi annoiato con questi discorsi molto storici, e passo la parola a Regina Cosco, che ci farà un bel discorso su quello che è poi la tradizione della Madonna dell'Incoronata a Santa Croce. Grazie. Buonasera a tutti, bentrovati, ringrazio chiaramente il direttivo Proloco e tutti i tesserati per aver fatto sì che questo evento anche oggi venisse espletato. Ci siamo lasciati all'ultimo workshop, in realtà l'ultimo è stato quello sulla quarantana, quell'aperitivo culturale che c'è stato in piazza. Io ho partecipato al workshop su Marawash, quindi in occasione della festa di San Giuseppe lo scorso 19 marzo, qualche giorno prima, giù di lì. E quest'oggi torno appunto a proposito dell'ultimo sabato di aprile. Prima sentivo e sorridevo per un attimo, ascoltavo Pasquale che diceva, a proposito di noi che siamo qui a intervenire quest'oggi, che ai più che classici, probabilmente puntuali interventi di carattere accademico, più tecnicistico, che puntualmente non mancano dei convegni per portarvi nozioni più di carattere tecnico, ci saranno anche diretti testimoni che vi porteranno questa testimonianza. Per quanto mi riguarda, probabilmente io sono la commistione di questi due aspetti, perché non ne ho fatto mai un mistero, penso lo sappiate tutti. Quest'oggi sono qui, figuro sia come esperta, divulgatrice, studentessa, ricercatrice, promotrice delle tradizioni del luogo, e non solo di questo luogo ma anche di altri, ma anche come diretta testimone, in quanto sono nipote e figlia di allevatori e commercianti di bestiame e mediatori di bestiame, e la nostra è una storia familiare piuttosto lunga, travagliata e che tutti conoscono. Quindi oggi partecipo in questa doppia veste. Riagganciandomi a quello che vi dicevo l'ultima volta, io intervenivo come testimone del REIM, che è questo registro delle eredità immateriali del Molise. Vi raccontavo per sommi capi com'è che avviene l'attività di catalogazione e di inventariazione del patrimonio immateriale, in questo caso del patrimonio immateriale regionale. Questa volta in realtà il mio intervento verte su quelli che poi sono i cerimoniali che comportano la partecipazione animale. Difatti vi ho sempre detto, o meglio ripetevo, sono solita ripetere in queste circostanze, anche per deformazione professionale, che l'antropologo, e quindi chi studia la tradizione, chi studia i gruppi sociali con inclinazione alle pratiche festive, è solito instaurare poi una forma di attaccamento con le comunità indagate, con le stesse feste studiate. Talvolta però non è inusuale, quindi può verificarsi che lo spazio in cui avvengono gli eventi, le festività che si vanno a studiare, indagate, avvengono in uno spazio intimo, privato, familiare, personale, e non solo, può accadere che i temi che si affrontano sono temi con i quali si ha una certa dimestichezza. Per l'appunto, come nel mio caso, con l'ultimo sabato di aprile è la festa di Sant'Antonio di Padova, che per forza di cose
Nell'ultimo decennio ho seguito e mastico tutti i giorni anche per il mio percorso di studio e per quello che poi faccio quotidianamente interfacciandomi con le interviste e il lavoro di ricerca che effettuo e anche per un vissuto, come vi dicevo poc'anzi, familiare, personale, privato e piuttosto intimo. Per quanto riguarda la festa dell'ultimo sabato, oggi non mi nascondo che in un primo momento avevo pensato di esordire con un intervento anche di carattere no accademico, venirvene qui, inocularvi una serie di nozioni su come si tratta, su come si argomenta e su come si studiano le comunità di pratica festiva che poi espletano il proprio patrimonio immateriale con festività che comportano appunto la partecipazione animale. Quindi avevo pensato a proiettare un PowerPoint correlato dalle fotografie, magari con delle formule adatte, insomma, da raccontarvi. Poi mi sono detta l'ambiente sarà piuttosto ampio, sicuramente la luce non mi consentirà di dare la degna legittimità forse a queste fotografie, quindi ho preferito farne a meno. Quindi mi piacerebbe oggi, il mio intento è quello di suscitare in voi un minimo di curiosità, perché negli anni in tanti mi hanno detto sì, ok, va bene, voi partecipate in prima persona con le vostre famiglie, con i vostri gruppi, però noi probabilmente in quelle ore ce ne usciamo, stiamo in piazza, facciamo pubbliche relazioni e guardiamo i cavalli così, e molte volte ci anche annoiamo. Benissimo, allora questa è l'occasione giusta, non per venirsene qui e fare qualcosa di autoreferenziario, di stare lì a parlare con un linguaggio anche forbito e pesante, altrimenti poi si esce da questo posto e questo tipo di incontri vengono etichettati anche in maniera sprezzante come convegni, perché i convegni, parlate bene, durano talvolta anche 3 giorni. Questi sono workshop in cui ci si ritrova per parlare di argomenti e di cose che magari nel quotidiano, voi per il percorso di vita scelto, voi per la propria professione, magari diversamente sfuggono. E quindi questa è l'occasione adatta per farla. Come voglio parlarvi questa sera dell'ultimo sabato di aprile? Il titolo del mio intervento è Le comunità degli uomini, la partecipazione animale nelle pratiche festive, il caso dell'ultimo sabato di aprile a Santa Croce di Magliano ed altre divagazioni. Perché è bellissimo pensare ad una comunità che pur mantenendo la propria identità si apre al mondo. Va bene, possiamo anche chiuderlo, io non ho problemi, posso parlare anche a braccio, non ho bisogno di un gelato. Vediamo se funziona la sinistra. Dicevo, è bello sapere di comunità che pur mantenendo la propria identità si aprono al mondo. E quindi è bello sapere di altre feste in giro per il mondo, oltre che per l'Italia, paragonabili alla nostra festa dell'ultimo sabato di aprile. Quindi prenderò la festa in un senso lato per poi arrivare al nostro caso studio. Dovete sapere che in Sud America, in Argentina, a nord di Buenos Aires, dove ho avuto l'opportunità di essere a seguito di un corso di formazione che ho seguito e poi per merito mi è stato chiesto di partecipare al final meeting di un corso di formazione che ho seguito in ambiente accademico, mi sono recata a Buenos Aires, oltre che a Bahia Blanca. A nord di Buenos Aires esiste una comunità paragonabile alla nostra, nota col nome di San Antonio de Areco, dove ogni anno, il 10 novembre, si tiene una giornata fantastica, bellissima, sotto il punto di vista della tradizione, che è il Dia della Tradizione, in cui ogni anno tutti i gauchos, e quindi tutti gli allevatori del Sud America, si danno ogni anno appuntamento, si ritrovano in questa località. Perché questo riferimento a Sant'Antonio de Areco? Perché già da un punto di vista del nucleo abitativo urbano è una città che si raccoglie intorno alla chiesa di Sant'Antonio di Padova, un po' come la nostra chiesa madre che ha visto negli anni originale, e questo me lo può confermare Pasquale, intorno ad essa tutto quello che poi è il nucleo abitativo di Santa Croce di Magliano. E perché poi appunto in questo villaggio ogni anno arrivano tutti questi gauchos? Immaginatevi una piccola cittadina del Sud America in cui il giorno si sforano temperature impossibili, in cui arrivano tutti questi allevatori, esattamente come durante il nostro ultimo sabato, da tutto l'agro circostante di Santa Croce di Magliano risalgono gli allevatori, gli appassionati, i cavalieri con i propri animali. Questo è un caso internazionale, quello di Sant'Antonio de Areco, che poi si abbina anche a un discorso di spettacolarizzazione del turismo. Ma se guardiamo l'Italia, quali sono altre comunità di uomini e di donne che trascorrono la propria esistenza allevando animali? I butteri della Maremma, e che oggi sono diventati un'attrazione turistica e i più importanti poliferistici italiani, cavalli a Roma a febbraio o fiera cavalli a Verona.
ma ci possiamo spostare anche alla stessa Toscana, la realtà di Bovari, gli stessi che poi condurranno il carroccio con il cencio, no? Con il palio di Siena durante la rievocazione storica che precede la carriera di luglio e agosto in Piazza del Campo a Siena, e tante altre realtà. Ma arrivando al nostro Molise, c'è una festa paragonabile all'ultimo sabato di aprile di Sant'Antonio e che quindi richiama o apre alla primavera, prima della nostra? Certo che c'è. Se scendiamo l'Adriatico, scendendo dal Molise Adriatico e risaliamo verso l'entroterra, a San Martino in Vensilis, il 3 febbraio di ogni anno si svolge la festa di San Biagio, che per modalità include una benedizione di animali come la nostra, in cui alle prime luci dell'alba del mattino tre cavalieri testano le 10 cittadine, tre cavalieri, uno per ogni associazione carristica. Quello centrale reca un tamburello, richiama a sé tutti i cavalieri che poi riceveranno la prima benedizione mattutina, si scende nel fondo Tanassi dove c'è la secolare pietra di San Biagio, dal quale i cavalieri scaglieranno queste schegge di pietra che poi passeranno sul collo, sulla gola, perché San Biagio è il protettore della gola. Si risalirà per via Marina e si riceve la benedizione dopo aver compiuto tre giri intorno alla chiesa di San Pietro Apostolo. Questo è simile a quello che poi avviene da noi. E come San Biagio apre la stagione della Carrese a San Martino e quindi apre e conduce la comunità sanmartinese, non solo, anche le comunità limitrofe, perché poi tanti cavalieri accorrono e partecipano a quella festa, lo stesso la Madonna Incoronata fa a Santa Croce di Magliano, perché va proprio a condensare il significato della rinascita primaverile. E veniamo alla Madonna dell'Incoronata. Siamo a Santa Croce di Magliano, l'ultimo sabato di aprile. In tanti dicono, e sarà capitato un po' a tutti, no? In quelle ore, la mattina di festa, arriva il cronista dell'emittente regionale locale, piuttosto che il curioso, il turista, sicuramente vi chiederanno spiegazioni in merito alla trece. Questa sera qui con noi abbiamo la dottoressa Maria Antonietta Paladino, che sicuramente in merito ci farà una dissertazione anche di carattere scientifico e biologico molto interessante, quindi toccherà a lei spiegarvi questa cosa, ma sicuramente arriveranno in tanti e vi avranno chiesto: ma perché fate la festa della Madonna dell'Incoronata? Perché andate a benedire gli animali? E tutti esordiscono poi vuol dire: no, una festa di buon auspicio per gli allevatori, per coloro che vanno a benedire, di buon auspicio anche per il raccolto, per quello che sarà il raccolto estivo, sicuramente. Ma si cade puntualmente in un grosso errore che si fa un po' in tutte le comunità. Bisogna scindere tra la storia del culto alla Madonna dell'Incoronata e la storia del rito, cioè com'è che avviene la festa. Qualche tempo fa, a proposito di un'attività di ricerca, non potendomi recare sul posto una delle comunità consorziate in un circuito UNESCO che sto seguendo per la festa di Sant'Antonio di Padova, ho dovuto ricorrere alla somministrazione di un questionario a degli assessori di una data comunità, più precisamente da Ino Borgo in Calabria e altre comunità italiane. E alla domanda che si fa sempre: da quant'è che è noto l'elemento, quindi la festa, nella sua forma così come si svolge oggi? Puntualmente tutti mi rispondono dicendo: la Madonna dell'Incoronata si svolge perché nel bosco di Foggia, ad esempio, oppure si svolge perché il contadino ritrovò le reliquie di quel santo. Benissimo, ma in quel caso parliamo di storia del culto, non del rito. Io ti sto chiedendo da quando praticate il rito arboreo in quel modo, non perché il santo è arrivato in quella località. Quanto alla Madonna dell'Incoronata, ed ecco che veniamo a noi, la storia del culto è la seguente. Abbiamo detto, come vi diceva Pasquale, che c'è questo discorso dello spazio, quindi dei tratturi, ma che cosa è avvenuto? Perché veniamo alla Madonna dell'Incoronata? Sicuramente è avvenuto un fatto prodigioso, miracoloso, che rasenta talvolta anche la leggenda, nel bosco del Cervaro, quindi siamo nei pressi della cittadina di Foggia. Il Cervaro è un fiume che scorre in quel bosco. Che cosa è avvenuto? Che un nobile conte cacciatore di Ariano Irpino, alle prime luci dell'alba dell'ultimo sabato di aprile 1001, è il 26 aprile, che è anche il tuo compleanno se non vado errata, lancia questo dardo e colpisce un daino. Si ritrova ai piedi di una quercia e sotto a quella quercia se ne stava l'umile pastore Strazzacappa, com'è che passa la dicitura nel dialetto foggiano, che poi nel nostro dialetto passa come Scarciacappa. A quel punto appare questa visione celestiale, questa Madonna,
che si rivolge all'umile e al potente. Il potente se ne sta lì indisturbato, ma l'umile che cosa fa? L'umile prende e offre alla Madonna quello di cui disponeva. Immaginatevi un contadino, un allevatore, un plebeo, come talvolta si definisce anche in maniera sprezzante, se ne stava lì ai piedi di quella quercia con una coppia di buoi aggiogati, con il collone della sua cardarella. Che cos'è la cardarella? Una pentola della cucina contadina. Non aveva nulla, eppure estasiato, accecato, abbagliato da questa luce, e da qui poi la rievocazione di un scarciacappo a Santa Croce che vedete puntualmente bendato, vestito con stracci. Che cosa fa? Inizia a scaldare l'olio della sua cardarella e a compiere tre giri intorno a questo albero in segno di ringraziamento. I tre giri che oggi gli allevatori, i cavalieri, i giovani effettuano intorno alla chiesa di San Giacomo. E poi si rivolge nuovamente a queste due persone, al nobile e al povero, la Madonna, e dice: cercate fra gli alberi di quella quercia. E che cosa trovano? Trovano il simulacro di una Madonna nera. Difatti, la Madonna incoronata è una Madonna nera. Il simulacro custodito a Foggia, dove poi è stata edificata inizialmente una chiesetta che ha visto i vari ordini monacali, giusto si dice così, monastici, ecco, non sono esperta in campo più, appunto gli ordini che si sono avvicendati alternati per poi dare vita a quello che è stato il santuario di Maria incoronata di Foggia. E perché quella Madonna nera stava proprio su quell'albero? Ve lo siete chiesti relativamente alla storia del culto? Probabilmente quel simulacro è arrivato fra quei rami durante il periodo iconoclastico, cioè di persecuzione contro i cristiani, che si ritrovavano a dover nascondere tutte le immagini che evocassero il cristianesimo. Probabilmente qualcuno ha portato lì quell'immagine e ci è rimasta. Mentre la nostra Madonna dell'Incoronata è una Madonna da tratti occidentali, una Madonna bianca, la vedete, no? Quando il parroco poi la fissa lì sul sagrato della chiesa di San Giacomo Apostolo e i vari gruppi poi effettuano i tre giri. Veniamo alla storia del rito invece. La festa della Madonna dell'Incoronata è avvenuta sempre in questo modo? Lo chiedo magari a chi è un po' più longevo del pubblico e magari si ricorda qualcosa di diverso. Beh, sicuramente la fonte cui possiamo attingere, che ci restituisce una fotografia precisa, esatta, di quella che era la festa, oltre che il culto, e di quella che era la dimensione spazio-temporale, no, della natura, sicuramente è l'omonima poesia di Raffaele Caprilione, Un ultimo sabato d'aprile. Che cosa dice Raffaele Caprilione a un certo punto? Addirittura decanta nei suoi versi anche della banda che da Riccia veniva qui a Santa Croce, racconta tanti passaggi, in più che cosa dice? Indulgente e cammino e benedetta. Gli allevatori che facevano ritorno a Santa Croce di Magliana andavano a benedire, purtroppo non ho il PowerPoint qui con me, ma se lo volete ho una foto sul telefono del quale sono anche molto gelosa e che probabilmente per forza di cose mostrerò durante un'intervista che dovrò rilasciare lunedì per uno speciale di viaggio in Molise sulla festa dell'Incoronata. Gli allevatori tornavano a benedire con queste candele. Più o meno fino a quando? Fino ai primi anni 60. La foto di cui dispongo è dei miei nonni, e dei suoi di mio nonno e dei suoi fratelli. Questa foto ritrae, e lo devo dire, va da sé che quando si fa antropologia e si parla di tradizioni è inevitabile non citare i nomi di alcune famiglie e di alcune persone. Come ha fatto lo stesso Caprilione, che nominava nome, cognome e soprannome nella poesia. Questa fotografia ritrae Antonio, Giuseppe e Luigi Faugna che andavano a benedire con la candela in mano. Così come poi negli anni abbiamo assistito a tanti personaggi che sono rimasti, che si sono avvicendati sulle scene della festa. E mi piacerebbe ricordarli tutti, perché se parliamo di testimonianza dobbiamo ricordare anche chi ci ha preceduto, altrimenti è inutile parlare di tradizione, anche perché poi tradizione diventa una parola così accusata, quasi come la parola amore. Tradizione, lo facciamo per tradizione. Benissimo, allora per tradizione abbiamo rispetto anche di chi ci ha preceduto e ci ha inoculato quel determinato sapere, quel saper fare, come dicono gli expertise di questo, appunto di questo settore. Quindi anni 50-60 si andava a benedire con le candele, il rimando alla Trinità, tre giri intorno alla chiesa, prima c'erano le masserie, c'era il rapporto familiare che si rinsaldava al rito. Sul casale le famiglie Cocco, le famiglie Cappiello erano solite tornare, gli uomini delle famiglie, perché fondamentalmente l'ultimo sabato di aprile nasce come a feste di
di campagnolo, di padrone e di garzone, gente che magari fino a qualche anno fa veniva anche snobbata. Adesso c'è questo folk revival, tutti che amiamo la tradizione, tutti che torniamo alla natura. Ma la festa dell'ultimo sabato è questa, rispettivamente la festa dei contadini, degli agricoltori, di chi sta in mezzo agli animali, dei proprietari terrieri e dei fattori. Perché prima, anni fa, Michele Cappiello e i fratelli riportavano i loro stalloni sul belvedere, li strigliavano, ingrassavano le selle, li preparavano e poi, a proposito dei legami di famiglia, erano soliti salire a cavallo, montare a cavallo, scendere per via Pisanelli, laddove abitava la mamma, e passavano a salutarla. Quindi la tradizione non fa che rinsaldare anche il legame inossidabile anche con la famiglia. E dopo Michele Cappiello, il figlio Angelo, con i suoi fattori. Quante volte tornavano i fattori di Angelino Cappiello in paese e poi si scendeva giù in campagna a Udart, che era quella contrada in cui si andava a mangiare? Quante volte zio Francesco e Casciano, che io ricordo sempre con piacere, anche perché non voglio sembrarmi autoreferenziale, ma sono stata l'ultima in tempi non sospetti, anche in condizioni piuttosto spartane, a realizzare l'ultima intervista a zio Francesco Casciano, perché comprenderete che i beni immateriali sono beni volatili, l'emozione va colta subito, non è che possiamo procrastinare e aspettare. Ricordo di averlo intervistato nel giugno 2020. Gio Francesco era una persona di quelle che aspettava queste occasioni e sono certa che oggi, come vedo il figlio Pietro e vedo il piccolo Tommaso Calandrella, che è un altro attore di tutti i protagonisti di questa festa che vedremo sabato prossimo, sono certa che oggi zio Francesco sarebbe seduto in mezzo a voi col suo cappello vestito a festa e sarebbe già pronto a fare un suo intervento, perché lui aspettava queste circostanze e gli piacevano molto e mi diceva sempre: non c'è casa di Santa Croce di Magliano in cui non c'è un dipinto di Zizi Pietro Mastrangelo, che immortali i nostri luoghi e i versi di chi ci ha preceduto e che scriveva in un certo modo. E quindi Pietro Casciano, Antonio Faugni, Tonino De Giulio, Michele Cucchiero, oggi li voglio menzionare tutti e non mi stancherò mai di farlo, perché se chi adesso ancora oggi va a benedire lo deve anche a queste persone. Poi va da sé che la festa, come dico sempre, è qualcosa che rotola, che cambia, non è più la stessa. Le masserie con gli anni chiudono, adesso magari non sono solo gli allevatori che vanno a cavallo, abitualmente magari i nostri giovani effettuano un'altra professione e poi magari per l'occasione non si dispone di tanti animali e quindi magari ci si appoggia a chi magari può concederci un animale in più e lo affittiamo. E questa è la verità dei fatti, è inutile che la ignoriamo. Le masserie non sono quelle più di prima, la festa è cambiata. E ancora, come è cambiato il rito? Fino a qualche anno fa la processione usciva la mattina per consentire a tutti di partecipare. Quando è arrivato Don Angelo Castelli, la processione è stata portata al pomeriggio. Quindi questa è un'altra cosa che è cambiata e magari non tutti poi comprenderete che il pomeriggio possono risalire. Gli animali sono gli stessi di quelli di prima? Sicuramente no. No, sono cambiate tante cose. Magari chi possiede il cavallo ce l'ha per hobby, c'è chi ce l'ha per partecipare a raduni e passeggiate, c'è chi magari ce l'ha per un altro tipo di attività. Come sono cambiati anche gli abbellimenti dei cavalli? Prima non esisteva il sottosella. Io ho foto in casa in cui il sottosella era la tovaglia sfrangiata del corredo. L'importante è che era festa la tovaglia. L'avvenimento com'era? Gli animali erano tutti infiocchettati. Com'è che dice Raffaele Capriglione? Da Santa Crocesi lo sappiamo cos'è che diceva Capriglione. Tutto il nocche e nocchetelle, tutto fiore e zaccarella. Io ricordo ancora qualche anno fa mia nonna che conservava, dopo il periodo pasquale, i nastrini, oppure nastrini, qualsiasi cosa potesse servire per avvenire per gli animali. Adesso si ricorre al supermercato più o meno noto o alla merceria più o meno nota e si acquistano i nastri. Prima era tutto molto fatto in casa, ci si metteva da parte qualsiasi cosa pur di avvenire gli animali. Poi ovviamente ogni gruppo negli anni si contraddistingue per un mood diverso. Prima l'importante era vestirsi a festa, perché il proprietario ti dava la possibilità di montare il suo cavallo più bello, montavi a cavallo, tornavi a paese e poi si mangiava tutti insieme della lasagna in campagna. Oggi è diverso, magari io scelgo la monta inglese, tu scegli la monta americana, che poi anche questo tipo di discipline equestri si rifanno puntualmente a quelli che sono i mezzi e i modi di fare della domesticazione animale.
Il fischio che vi sta dando di bandito l'ultimo sabato è una delle regole preminenti della monta americana. Non so se qualche volta avete partecipato in un salone di team penning a una gara di gincana o di team penning. Il fischio richiama l'altro compagno di squadra nella presa di un vitello, comunque per non disperdere l'animale, così come gli arnesi, di cui Marco a breve vi parlerà, perché Marco questa sera è qui con noi come testimone della festa, perché comunque è il nipote di chi gli animali li commerciava, lo dobbiamo dire, e perché comunque lui è un ragazzo che con le sue mani questi arnesi li ha costruiti, li costruisce ancora. Ustaffilu, Caravaggio, sono tutti elementi che noi cerchiamo quella mattina di festa. Ustaffilu, Caravaggio ricreano l'atmosfera di festa, non che io debba picchiare l'animale, ma devo punzecchiarlo, devo creare quell'atmosfera che è tipica dell'ultimo sabato di aprile. Pasquale Petroncelli è qui perché è un nipote di Tonino e Giulia. Il nonno andava a cavallo, andava a benedire. Io fino a qualche anno fa, quando ero piccolina, me lo ricordo che con Ustaffilu, Caravaggio anche lui incitava il cavallo quando il padre e lo zio andavano a cavallo. Sono quelli a cui il dato storico sta particolarmente a cuore. E quindi voi, anche per tutto questo trascorso, che probabilmente oggi vi sembrerà troppo intimistico, ho scelto di specializzarmi in tutto questo. E potrei dilungarmi ancora, probabilmente, chissà, magari fra qualche anno licenzierò una monografia sull'ultimo sabato, perché ne avrei di cose da dire. L'unica cosa che mi sento di dire è che sicuramente un plauso grande va a chi a queste feste le porta avanti, anche perché con i tempi che corrono comprenderete che non è mica roba facile. Che questi eventi si fanno per divulgare la tradizione, certo sarebbe carino e propenso avere un bacino di utenza molto più ampio. Vedremo che cosa ne sarà nei prossimi anni. Per quanto mi riguarda, io me ne continuerò ancora ad andare in giro per l'Italia a parlare anche di altre feste e di altre cose, perché grosso modo vengo sempre invitata. In questa circostanza ringrazio la Prologo per l'invito, ma soprattutto vorrei chiudere questo intervento con una frase. In genere non mi rifaccio mai alle frasi fatte perché non mi piacciono proprio, così come avrete notato che per quanto io possa appuntarmi delle cose mi piace sempre andare a braccio, anche perché poi i fogliettini piuttosto mi inibiscono e viene meno quello che voglio dire. Voglio chiudere con un'osservazione che poi sono dei versi di Franco Arminio, che è un paesologo, un maestro della poesia, che ha fatto uno studio in versi delle aree interne, secondo me sottilissimo, delicato. Arminio, nella sua opera letteraria, nella sua ultima fatica letteraria, che è Sacro Minore, dice: sacro è che io sia qui perché alcune persone dentro di me non debbano morire. Forse questa è la ragione per cui io oggi sia qui, e perché magari tante altre persone continuano a portare avanti queste feste, perché ricordiamocene sempre, le feste sono il disincanto e incanto, la tristezza delle perdite e la gioia del ritorno, grazie alla volontà di chi le porta ancora avanti e di tanti giovani che si impegnano nel farlo, non solo a chiacchiere della serie la tradizione è molto importante, la tradizione dobbiamo valorizzarla, ma mettendoci la faccia e il cuore. Quindi io penso che questo sia il modo ideale per chiuderla qui, anche perché non voglio annoiarvi, vi vedo anche un attimino già spesati, perché comprendo che l'attenzione perduri per circa una mezz'ora. Lascio la parola a Pasquale, che la darà a un altro relatore. Grazie. Grazie Regina. Niente, io prima di passare la parola a Nicola volevo fare giusto un appunto su quello che riguarda la figura della Madonna Nera. Effettivamente nel 1001 insomma c'è questo ritrovamento di questa Madonna Nera che secondo me è più da riferire ad un concetto bizantino, e ti spiego perché. Anche perché le Madonne Nere sono più concetti orientali che occidentali. No, volevo fare soltanto un appunto. E poi, visto la vicinanza, perché nell'anno 1000 inizia quella che poi sarà la riconquista bizantina dell'Italia, e quindi secondo me è più legato a questo passaggio qui come ritrovamento, cioè è un qualcosa di
più riferibile a quel contesto storico, anche perché ricordiamoci che il porto è, nei secoli è stato quel confine fluido che ha separato i bizantini dai longobardi, perché abbiamo proprio le evidenze strutturali al di là del fortore, c'è l'abbazia di Dragonara, da questa parte qui c'è l'abbazia di Melanico, e si guardavano in faccia e ogni tanto qualche scaramuccio succedeva anche lì. E noi abbiamo anche dei riferimenti della cultura bizantina, che sono poi la monetazione bizantina, che trovate addirittura nel castello di Magliano. Quindi è da ragionarci un po' sopra, però secondo me il fatto della Madonna Nera è un indizio, durata nell'anno 1000, cioè il secondo indizio, se due indizi non fanno una prova. No, ma era un appunto. La storia che era del punto comunque rasenta anche la leggenda, perché poi in base a come anche c'è stata tramandata, eccetera, va benissimo così. Era sicuramente per i due appunti di carattere storico sono molto più mirati. No, beh, giusto la parentesi. Io passo la parola a Michelangelo, che ci farà praticamente una cronistoria delle iniziative attuate nell'ambito della salvaguardia della festa. Grazie Pasquale. Allora, io sono stato coinvolto in questo tavolo da Pasquale e da Regina, e ringrazio anche il direttivo della Prologo, e perché questo progetto Le Radici e le Ali, che è appunto iniziato nel 2016, è un progetto importantissimo. È un progetto importantissimo per chi l'ha pensato, per chi l'ha ideato, per chi lo sta portando avanti con grossa passione, perché importante è tramandare, far capire alle nuove generazioni, ai ragazzi, e voi lo state facendo egregiamente con i programmi, i progetti che state facendo, sia con il Malawash, con la Quarantana, e spero continui anche per Sant'Antonio, che sono le nostre colonne portanti delle tradizioni di Santa Croce. Quindi state facendo un lavoro egregio, bellissimo, ottimo, che va tramandato assolutamente ai nostri ragazzi, perché bisogna sapere e capire la storia nostra di ognuno. Tu hai raccontato bene, poi Regina, vabbè, ma voglio dire, è straordinaria cioè quando parla delle tradizioni, perché la sua scelta di vita, sia per gli studi, ma soprattutto perché insomma ci crede e poi lo dimostra nelle sue, quando ecco, ci parla di queste cose. Poi tutto lei sta seguendo un progetto bellissimo che magari riusciremo a portarlo a Santa Croce, e non solo. Lei sta seguendo da 5 anni insieme alla professoressa Letizia Bindi, ma posso garantirvi che anche io partecipo a qualche webinar, e lei è quella che gestisce il discorso delle relazioni e di tutto questo che c'è. È un progetto ad ampio raggio, perché ci sono 7 comuni molisani, ma ci sono comuni della Spagna, 18 comuni italiani, ma ci sono anche spagnoli, argentini e tutto il resto. Quindi è un progetto importantissimo, che se va in porto la nostra festa di Sant'Antonio rientrerà come beni immateriali delle festività che hanno tutti, diciamo, come senso, ecco, il carro trainato da bui, i carri fiorati trainati da bui. E lei ci sta lavorando tanto e si impegna a fare questo, quindi va ringraziata per quello che sta facendo e per le nostre tradizioni. Quindi continuate con questo progetto della Radice delle Ali, che è un progetto bellissimo, e io perciò mi trovo qui soprattutto per questo, perché ci credo in questo progetto, perché come sapete io è da anni che seguo le tradizioni, lo sapete tutti, non è che sto qui per, come qualcuno pensa, per altre cose. Io sono qui perché rappresento, e mi va di dirlo ad alta voce, rappresento una persona che si è sempre impegnata per le tradizioni, lo sapete tutti. Io fino a qualche anno fa ero in prima fila in questa festa davanti alla chiesa di San Giacomo, cercando di dare una mano per l'organizzazione, ed è bisogna capire da dove sono nate queste cose, perché Regina l'ha raccontata bene la storia, però se ci avete fatto caso è arrivata agli anni 60-70 e si è bloccata. Perché sapevo. Si è bloccata, sì, forse perché sapevo. Però quelli un po' più datati come me sanno benissimo che gli anni 70, un po' per il boom economico, un po' perché tutti quanti
volevamo fare altro, no? Cioè, c'è stata quella forza, diciamo, economica che ci ha un po' distratti dalla nostra storia, dalla nostra cultura, e questo è stato uno sbaglio, però è fisiologico, poteva succedere, è successo. Noi allora, negli anni 80, e parlo benissimo, precisamente l'83, abbiamo creato un gruppo, tutti quanti sapete che c'è stato un gruppo Ocean, che oltre che un gruppo folk, era un gruppo di ricerca, vero? E avevamo 20 anni allora, e già avevamo capito che dovevamo fare qualcosa per la nostra comunità, e abbiamo iniziato un percorso. Quindi oltre alla ricerca, diciamo, folkloristica specifica, che era quello dei canti, dei balli, tutto quello che poi abbiamo nell'arco di alcuni anni ritirato fuori e riorganizzato, perché proprio così, e l'abbiamo poi portato al di fuori di in tanti paesi, oltre che anche fuori dall'Italia, le nostre tradizioni. Abbiamo fatto anche un discorso di ricerca per le tradizioni, perché se ricordate almeno quelli che sono un po' più, appunto, datati, diciamo, come me, ricorderanno che in quegli anni le tradizioni erano completamente sparite. Vi dico, la Pasquetta, praticamente ci stavano solo due gruppi che facevano la Pasquetta, due. Poi, insieme alle Agri, perché noi siamo stati per due anni affiliati alle Agri come gruppo folk, Agri Enas eravamo noi, con la buonanima di Michele Palladino, che allora era il presidente delle Agri, abbiamo ricreato il discorso della Pasquetta, cercando di ristimolare un po' questo discorso, e adesso vedete un po' quello che sta succedendo quando c'è la Pasquetta, voglio dire. Poi così via il Marawashi, l'unico Marawashi che facevano, due Marawashi a Santa Croce, Lucia Gialli e zi Raffaele da Metre, sotto vicino a casa della Pasquale da sotto. Questi due fuochi qua, io mi parente di zi Vicenzino, ho detto zi Raffaele, zi Vicenzino e da Metre. Questi due fuochi erano rimasti a Santa Croce. Allora noi, con l'incentivo, con un piccolo quadro, un piccolo riconoscimento, abbiamo stimolato, ora ci sono 30 Marawashi. A 40 anni, solo Lucia Gialli faceva 40 anni, appesa lì al balcone, sempre. L'abbiamo ristimolata, l'abbiamo fatta diventare un oggetto e un personaggio importante, tant'è vero che il nostro regalo ai nostri concittadini in Canada è stata una foto di originale di zio Pietro da 40 anni, incorniciata e portata lì come simbolo della nostra tradizione. Quindi c'è stato tutto un lavoro per avvenire e arrivare poi a questo. L'ultimo sabato negli anni 70, chi si ricorda? Benedicevano i motori, venivano a benedire i trattori, gli animali erano spariti, qualche cavallo si vedeva, qualche cavallo, le mucche scomparse. Allora noi negli anni 83-84 ci siamo posti la domanda di ma Come possiamo fare questa cosa? E siamo andati in giro per le campagne cercando di capire qual era la possibilità, se c'era uno sviluppo, una possibilità per creare ancora delle opportunità, ma vere, di tradizioni, perché ce l'avevamo, noi non ci avevamo andato a niente, non ci dovevano Santa Croce, gli altri ci dovevano domandare a Regina Giovanna, Francesca e Pasquale, noi tenavamo, le nostre tradizioni ce l'avevamo. Quindi voglio dire, ce l'avevamo, dovevamo farle, no, farle rifiorire. E quindi questa è stata la cosa bella che secondo me voglio rimarcare, perché c'è stata questa ricerca storica e l'abbiamo fatta. Gli anni, allora siamo andati in giro per le campagne, qual era il problema? Il problema di questi allevatori, che molto, erano più o meno distanti da Santa Croce, perché sapete benissimo gli anni di Santa Croce stanno, anche se stanno l'arco di Rotello, ma ci stavano, mi ricordo, i Colombo, i Mucci, distantissimi da Santa Croce. E dice, guarda, le nostre mucche, i nostri animali non sono abituati per la transumanza, stanno dentro, come facciamo a portarli a Santa Croce? Qual è il problema? Dobbiamo trasportarli? Beh, siamo andati in comune, qua c'è Luigi Pedacciato che può testimoniare, che allora era consigliere o assessore del comune con Paolo Mastrangelo e Salvatore Mascia. Siamo andati là, ragazzi, abbiamo questa possibilità, ci date una mano per ricreare questa cosa? Non hanno battuto cifre. Qual è il problema? Allora noi avevamo già i nostri trasportatori, e vi dico chi sono, ci stava Del Sordo, ci stava il padre, ci stava quello di Bonefra, là, il fratello di Alfredo, ci stava Del Sordo, questi qua tutti a disposizione, a Astore di San Giuliano, a disposizione, ragazzi, quello che vi serve a disposizione, chiaramente non ha dare un minimo di contributo,
che il comune ha capito questa nostra idea pazza, folle, e è ripartito tutto. Ora, oggi, se nessuno organizza l'uno sabato da lì, la benedizione si fa la stessa, non ci vuole un comitato festa per fare questa cosa. Oramai sono nati gli alloggi per i cavalli a Santa Cruz, cioè qua c'è sta gente che vive anche per il ristoro dei cavalli, tutti hanno i cavalli, e c'è sta gente che li campa, li sostiene per un anno intero solo per la festa dell'ultimo sabato di aprile. E chissà, qua ci stanno tantissimi che non sanno che significa avere un cane a casa. Che cosa c'è intorno a un cane? Figuriamoci un cavallo o due mucche. Quindi voglio dire, questo cosa che è stato fatto, un lavoro, bisogna capire chi ha lavorato, ma non perché uno vuole riconoscimento, oppure assolutamente, però c'è un lavoro fatto dietro, c'è stata gente che ha collaborato, gente, perché questo è il problema serio, di collaborare per le cose belle. Dobbiamo stare uniti, le cose belle vanno condivise insieme, poi le cose personali, le cose che ognuno vuole fare, si fa la vita sua, per casa sua, non dobbiamo rendere conto a nessuno, ognuno ha le sue aspirazioni, ognuno ha i suoi sentimenti, ma le cose importanti che ci danno il futuro, perché se non sappiamo da dove veniamo, se non sappiamo qual è stato il nostro passato, non abbiamo futuro, ragazzi, non ce l'abbiamo. Allora bisogna capire chi ha fatto questo. Regina prima raccontava bene di chi ha portato avanti le tradizioni, ci ha creduto. E se oggi Marco fa quei lavori, o se ci sta la Treccia, o Pasquale continua a fare questa cosa, la cosa bella è proprio questo, che adesso sono i giovani, c'è un futuro, ecco il futuro, ci sono i giovani che fanno queste cose. E se volete dedicarli, quando ci hanno provato, 30 capi, sono tutti giovani, 32, sono tutti giovani. L'ultimo sabato d'aprile sono tutti giovani, Guaraguaccia, 30 Guaraguaccia, tutti ragazzi, c'è, questa è la nostra forza, non ci dobbiamo inventare nulla, ce l'abbiamo in mano queste cose, perché non dobbiamo denigrarle a volte, oppure ci dobbiamo scontrare tra di noi per altre cose, non ci entra niente con le tradizioni. Allora io questo ribatto, perché è così. E quindi io vi volevo raccontare un po' di questa cronistoria che c'è stata, ripeto. Spero che si continui su questa falsaria, su questa scia, perché è importante questa cosa qui, continuarla in questo senso. Dispiace però, e lo devo dire, è una piccola nota polemica, dispiace, che proprio questa settimana è uscito una cosa, insomma, sono stati finanziati 19 manifestazioni dalla Regione Molise, di valenza culturale e antropologica, e si parla di tradizioni e di riti. Voi trovate una tradizione o un rito migliore o quantomeno uguale all'ultimo sabato d'aprile. Il nostro comune non ha fatto nemmeno la richiesta, e questo è grave, lasciatemelo dire, è gravissimo. 19 manifestazioni finanziarie e noi non ci stiamo. Gli altri, per avere il finanziamento, devono inventarsi le cose, non ci vanno a mandare niente, però non ci siamo, a questo mi dispiace sottolineare. Grazie. Erano 500.000 euro. Vabbè, chiudiamo la parentesi e niente, continuo. Con la palla al balzo, visto che ci troviamo in questo momento, volevo dire grazie a Michelangelo per questo intervento, e soprattutto volevo ribadire il fatto che è importante dare spazio ai giovani. Se vedete, da quando stiamo lavorando con la Prologo, e siamo la maggior parte tutti ragazzi che non superano i 30 anni, ma forse nemmeno i 25. Oltre alle feste tradizionali, eccetera, cioè, ce le inventiamo pure le feste, le copiamo dagli altri pur di farle, pur di stare insieme, pur di condividere, pur di dar vita al nostro paese. Questo ci tenevo tantissimo a ribadirlo. Scusate, andiamo avanti. Effettivamente ne abbiamo una parola con molto. Questo ci fa onore, anche perché gli altri prologhi sono molto più anziani.
Vabbè, dopo questa parentesi io passerei la parola a un altro intervento che secondo me è un intervento molto molto importante, quello di Maria Antonietta. Scusate, io non uso dottore, dottoressa, sono molto meno formale di quello che sei. In questo momento insomma non ritengo di utilizzare un linguaggio troppo formale, perché siamo tra amici, siamo in un convegno, quindi certi convegni poi sono anche pesanti da digerire. Io sono uno di quelli che quando vai in convegno si rompe le scale. Quindi Maria Antonietta che farà un intervento sulla freccia porta il titolo La treccia di Sant'Andrea di Magliano, studio delle caratteristiche tecnologiche e microbiologiche di un prodotto tradizionale da valorizzare. Non le rubo più tanto tempo, passo subito la parola a lei, a Maria Antonietta. Eccoci. Allora, prima di parlare proprio della treccia, della tecnologia di produzione e delle caratteristiche microbiologiche del prodotto, volevo parlare un attimo di che cos'è la treccia per la popolazione di Santa Croce. Che cos'è la treccia per noi? Allora, la treccia innanzitutto è un formaggio a pasta filata, ma è un formaggio che nasce dalla combinazione di tanti fattori, fattori ambientali, culturali e di tecniche produttive, che sono il frutto di antiche tradizioni che sono state tramandate nel corso delle generazioni nelle famiglie locali sono delle tradizioni che non si sono mai standardi, cioè sono delle tradizioni che non si sono mai adeguate alle tecnologie moderne, perché se noi pensiamo alla treccia, alla tecnologia di produzione della treccia, la treccia oggi nel nostro laboratorio, nei laboratori dove viene prodotta la treccia, comunque viene realizzata seguendo quella che era la tecnologia di produzione antica. Quando il giorno dell'ultimo sabato di aprile noi mangiamo la treccia, sicuramente non mangiamo la treccia solo per nutrirci, ma ci andiamo a nutrire di tutto quello che la treccia racchiude, della storia di questo prodotto. È un prodotto che per il popolo di Santa Croce ha un significato sacro e infatti la treccia viene benedetta. Poi c'è un aspetto molto importante da sottolineare: in passato venivano realizzate le trecce. Sicuramente in passato non c'era l'abbondanza all'interno delle aziende agricole, nelle famiglie, non c'era l'abbondanza che abbiamo oggi nelle aziende e nelle famiglie. Quando si realizzava la treccia per la benedizione, le persone, le famiglie si privavano del latte per il loro sostentamento per realizzare le trecce da offrire alla Madonna. Quindi c'era proprio la privazione per loro stessi nella gioia di donare il prodotto alle altre persone. Allora, prima abbiamo parlato che dobbiamo ringraziare chi ha portato avanti queste tradizioni e io vorrei tanto ringraziare, non è possibile perché sono passati secoli, però non è possibile anche perché credo non ci sia una memoria storica di chi Regina ha creato la treccia per la prima volta. Secondo te c'è una memoria storica di questo tipo? Beh, penso che sicuramente dobbiamo rifarci alle fonti orali, a tutto quello che ci è stato tramandato. Però io non sono riuscita a trovare proprio una testimonianza di chi, di qual è stata la famiglia Santa Croce che ha realizzato la prima treccia. No, però sicuramente forse anche per un discorso di trasposizione transumanza. Sì, sicuramente no, però dicevo proprio chi è stata, perché davvero sarebbe una persona da ringraziare. Stamattina perché avevo con Michele a fare una presentazione di come si realizzava la treccia e ha ascoltato proprio che per rispondere se può essere utile insomma anche a questa domanda. Praticamente Michele Rosati, che stamattina è venuto a realizzare la treccia, a far vedere ai bambini come si faceva la treccia, mi ha raccontato questo aneddoto in cui diceva che praticamente questi allevatori pugliesi che venivano a questa funzione, ripercorrevano il tratturo per salire verso le montagne in estate lungo le vie della transumanza, fecero una treccia per ringraziare dell'ospitalità di allevatori di Santa Croce. Quindi
praticamente da questo gesto di ringraziamento verso gli agricoltori di Santa Croce che li avevano ospitati a passare, insomma, a trascorrere la notte nei loro ricoveri, donarono questa treccia impastapilata. Però non so l'arco temporale e chi sono tecnicamente questi allevatori a cui fanno riferimento, però lui diceva che questo fatto qua glielo racconto il nonno un po' molto tempo fa, quindi potrebbe essere un indizio, insomma, su questa. Sì, perché effettivamente non ci sono delle tracce come, cioè, la prima volta che è stata intrecciata la treccia, in due occasioni, perché hanno pensato di dare alla treccia questa forma. Sicuramente i cavalieri, mi puoi confermare Pasquale, la portate sulle spalle anche per avere le mani libere, per stare più comodi a cavallo, però sarebbe bello conoscere questa storia. Sicuramente quello che possiamo dire è che chi ha creato per la prima volta la treccia era un grande artista, è stato un grande artista, perché c'è davvero una grande maestria. Sicuramente i pastori che hanno creato questo prodotto hanno unito la loro capacità nel saper fare i formaggi, nel saper realizzare le paste filate, con la loro abilità nell'arte dell'intreccio, perché comunque i pastori, quando erano al pascolo, sicuramente mentre erano al pascolo realizzavano, facevano, realizzavano tante cose, con un piccolo coltello realizzavano le fruscelle dei formaggi, o realizzavano i cesti che servivano per trasportare le loro produzioni, realizzavano i funi, rimbagliavano le sedie, quindi erano molto bravi nell'intreccio che poi ritroviamo nella treccia. E da questa combinazione dell'arte dell'intreccio con le tecniche caseare è nato questo prodotto votivo unico nel suo genere. La treccia è un formaggio al latte vaccino, quindi viene fatto quasi esclusivamente con il latte di vacca, ed è un formaggio al latte crudo, nel senso che il latte non subisce un trattamento termico, ma viene semplicemente scaldato ad una temperatura non superiore a 40 gradi. È un formaggio a pasta semidura, perché non è come il fior di latte a pasta morbida, ma è a pasta semidura, ed è un formaggio a pasta filata. Questa sera io ho portato due trecce, una treccia fresca, appena fatta proprio nel pomeriggio, e una treccia passita che invece è stata realizzata qualche giorno fa, proprio per vedere le differenze. Vediamo che la treccia fresca si presenta di colore bianco latte, ricorda proprio la lavorazione di una sciarpa, di un intreccio. Invece la treccia appassita si presenta di colore giallo panierino. Per quanto riguarda invece la consistenza della treccia, il filo della treccia risulta compatto, però è anche molto elastico ed è un formaggio senza la crosta. I profumi sono dei profumi molto delicati, ricordano il latte fresco, con un sentore leggermente acido che ricorda lo yogurt. Per apprezzare al meglio le caratteristiche organolettiche della treccia, ormai sappiamo benissimo che si prende il filo della treccia e va sfilacciato, va aperto, si prende un bel filo di circa 10 cm e va aperto per esaltare le caratteristiche organolettiche dei prodotti. La treccia di Santa Croce di Magnano è stata inserita nell'Atlante dei prodotti tradizionali della regione Molise. In questo Atlante vengono inseriti tutti i prodotti la cui lavorazione, conservazione e stagionatura vengono fatti da un arco di tempo superiore a 25 anni. Beh, che la treccia viene fatta da più di 25 anni non lo possiamo testimoniare tutti noi presenti, ma poi abbiamo la testimonianza della poesia di Raffaele Capriglione e il quadro del pittore Pietro Mastrangelo. Questi prodotti tradizionali sono prodotti legati ad uno specifico territorio, in questo caso a Santa Croce di Magliano, ad una specifica tecnologia di produzione, e sono legati a delle tradizioni e culture. Sicuramente la tradizione che ha portato la treccia di Santa Croce alla produzione della treccia di Santa Croce di Magliano, come diceva Pasquale, è la tradizione della transumanza. Grazie ai trattori è giunto il culto della Madonna dell'Incoronata e noi realizziamo la treccia nel giorno dell'ultimo sabato di aprile, quando si festeggia la Madonna dell'Incoronata e si compie il rito della benedizione degli animali. Circa 10 anni fa io ho fatto un lavoro di tesi sulla treccia e per la prima volta è stato studiato il profilo tecnologico e microbiologico di questo prodotto. Allora, il lavoro è stato svolto, cioè la treccia che è stata studiata naturalmente dalla treccia prodotta nel nostro laboratorio,
stiamo parlando di 10 anni fa, quindi eravamo gli unici produttori autorizzati alla trasformazione del latte, e su questi prodotti, su questa treccia, abbiamo definito il profilo microbiologico e abbiamo studiato i parametri chimico-fisici del prodotto. Quindi abbiamo studiato la presenza di germi, indicatori di igiene, la presenza di microrganismi patogeni e la microflora, che invece è una microflora protecnologica e che quindi aiuta la produzione dei formaggi e la qualità del formaggio. Allora, come si fa la treccia? La fase fondamentale è quella della mungitura del latte. Quindi, dopo la mungitura del latte, il latte viene refrigerato, noi andiamo a lavorare il latte della mungitura serale e della mattina. La mattina il latte viene messo in caldaia e viene scaldato a circa 40 gradi. A questa temperatura noi andiamo ad aggiungere il siero innesto. Il siero innesto che noi utilizziamo nel nostro laboratorio è un siero innesto naturale che abbiamo creato proprio noi nel nostro laboratorio, un po' come quando voi fate la pizza a casa che utilizzate il lievito madre. È un po' la stessa cosa, perché da una lavorazione zero abbiamo estratto il siero residuale e questo lo abbiamo iniziato ad aggiungere in piccole quantità ogni giorno alla lavorazione successiva. Quindi abbiamo creato un siero autoctono fatto con i batteri lattici del territorio di Santa Croce, forniti dall'acqua, dal latte, dal foraggio del territorio di Santa Croce. Al latte successivamente viene poi aggiunto il caglio. Noi utilizziamo un caglio di origine vegetale. Con l'aggiunta del caglio il latte coagula e poi la cagliata viene rotta. Per ottenere la treccia, la cagliata viene rotta in maniera molto energica, fino ad ottenere dei frammenti molto molto piccoli, simili a dei chicchi di riso. Dopodiché si fa un processo, si prende una parte del siero e si riscalda ad una temperatura di circa 55 gradi. Questa temperatura, questo processo che si chiama scotta, va a mantenere la pasta calda e va ad attivare, ad aiutare i batteri lattici a svilupparsi meglio. Dopo circa 3 ore, la pasta è pronta per essere filata e si fa un saggio della filatura. Ora si può misurare sia il pH oppure si procede a un saggio che è quello che utilizzavano i nonni, insomma. Si prende un po' di pasta, si sminuzza all'interno di una fruscella, si immerge nell'acqua e si vede se questa pasta fa un filo bello omogeneo. Se abbiamo questo filo omogeneo, allora la pasta è pronta per essere lavorata. La cagliata viene tolta dal siero, viene tagliata in listarelle molto sottili e a questa cagliata si aggiunge dell'acqua a temperature molto elevate, parliamo di circa 90 gradi, e si inizia ad impastare la cagliata con un cucchiaio di legno, fino ad ottenere un unico impasto. Questo impasto ad un certo punto viene tirato a mano, perché dobbiamo andare ad assottigliare questo filo, la pasta è molto elastica, dobbiamo tirare queste fibre di caseina e andiamo a formare inizialmente un unico filo che poi verrà messo sul tavolo da lavoro e andremo a disporlo con questa particolare disposizione che il filo sale e scende come vedete nella foto. Dopodiché i fili vengono messi a cavallo di un'asta e si procede con l'intreccio. Noi la treccia la saliamo al momento della vendita e poi la treccia si può consumare fresca oppure si può consumare appassita dopo diversi giorni. Allora, per quanto riguarda lo studio che noi abbiamo fatto, abbiamo studiato praticamente lo sviluppo dei microrganismi a partire dal latte. Quindi venivano prelevati piccoli quantitativi di latte, di siero, di pasta matura, di treccia fredda e di treccia appassita, per studiare come i microrganismi si sviluppavano all'interno di questo prodotto. Quello che abbiamo potuto, ora non mi dilungo sulla parte, su questa parte scientifica perché capisco che non è il momento, però quello che abbiamo visto è che ciò che caratterizza maggiormente la treccia è sicuramente l'utilizzo del latte crudo, cioè un latte che non subisce un trattamento termico, è il latte tal quale così come ce lo danno i nostri animali. Naturalmente possiamo utilizzare un latte crudo perché noi trasformiamo solo il latte del nostro allevamento, è un latte prodotto da animali che conosciamo, che sono controllati, e possiamo fare questo. Al latte crudo poi noi aggiungiamo il siero innesto e questo contribuisce ad arricchire ulteriormente il prodotto con batteri lattici autoctoni ed è molto importante.
Poi sicuramente ciò che caratterizza il prodotto è la particolare forma che è stata creata dai pastori locali e che poi è stata tramandata nelle famiglie locali. Sicuramente molto importante è tutta la gestione della stalla e il fatto che utilizzando il sierinesto va ad acidificare il prodotto e quindi non si sviluppa l'microorganismi. Poi anche se il latte non è pastorizzato, però la cagliata viene filata ad una temperatura di circa 85 gradi e questo processo di filatura va comunque ad ostacolare lo sviluppo dei microorganismi. Dai batteri presenti nel siero sono stati estratti, siamo riusciti proprio ad estrarre il DNA dei batteri protecnologici attraverso una PCR e abbiamo studiato un po' queste popolazioni. Ora, naturalmente io poi mi sono fermata con questo studio perché ho proseguito lavoro in azienda e quindi mi sono fermata, però a me piacerebbe che altre persone, anche altri giovani studenti di Santa Croce, ce ne sono tanti ad Agrare, magari ci può essere comunque una collaborazione per proseguire questo studio, perché l'intento del professore era proprio quello di creare uno starter per produrre la treccia di Santa Croce di Magliano a partire dai batteri lattici locali che sono in quel siero, di estrarle e di produrre uno starter locale. Sarebbe davvero un grande progetto. Quindi se ci sono dei studenti che hanno voglia di riprendere questo lavoro, a noi fa piacere. È importante sottolineare che in tutti i campioni non sono mai stati presenti microrganismi patogeni, quindi Listeria, Salmonella e Staphylococci. Quindi vediamo come la tecnologia di produzione e l'andamento dei parametri chimico-fisici contribuiscono a garantire la sicurezza del prodotto. Naturalmente quello che deve rimanere sempre alto è l'igiene e il benessere degli animali. Questo studio ha permesso per la prima volta di creare un profilo microbiologico della treccia. No, è l'ultima, sono l'ultima. Ha permesso di creare un profilo microbiologico della treccia che è un prodotto di grande qualità e come tale merita di essere valorizzato. Ora, credo che come famiglia che produce la treccia ormai da circa 20 anni che abbiamo il laboratorio, quest'anno sono 17 anni, cerchiamo di metterci tutto l'impegno possibile nella produzione della treccia. Prima hai parlato di fondi che non sono arrivati a Santa Croce. E hai detto la gente si inventa le cose pur di fare qualcosa. Cioè, noi abbiamo un prodotto del genere e non abbiamo almeno una DECO, una denominazione di origine comunale per questo prodotto. Speriamo, ci vorrebbe un po' l'impegno di tutti, perché come i giovani che si impegnano nella produzione della treccia ci sono. La treccia è un prodotto che piace e che comunque noi abbiamo partecipato a diversi concorsi, abbiamo ricevuto diversi premi, quindi la qualità del prodotto c'è, la storia del prodotto c'è, perché deve poi mancare. Non manca nulla. Quindi mi auguro di avere una maggiore collaborazione e di aiutare a, noi siamo sempre a disposizione per far sì che la treccia possa crescere, ma non solo per me o per lo Stato che la produce, che ci mettiamo lavoro e impegno, ma per il territorio, perché noi abbiamo visto in questo prodotto un volano di sviluppo, ma non solo per la nostra azienda, per tutto il territorio. Quindi spero di avere collaborazione di voi. Io ti ringrazio tantissimo per questo discorso, è stato veramente molto interessante e sembra molto interessante capire, cercare di capire, perché poi andando sul linguaggio tecnico sono abbastanza ignorante, quindi, però abbiamo capito come si elabora e quanto studio c'è stato dietro per alla fine per avere un prodotto finale ben conservato e congegnato. Grazie ancora per Antonietta e io adesso devo passare la parola a due giovani che vedete qui seduti vicino a noi, che non sono
vocazione. Non sono, sono stati chiamati due ragazzi, due giovani, proprio perché il senso di questo progetto è proprio quello, si chiama Le radici e le ali, quindi le radici in mano ai giovani che sono le ali di questo paese. E quindi abbiamo pensato appunto con Chiara di cercare di dare parola ai giovani che fanno parte di questa tradizione, che appartengono e che portano avanti i concetti di questa tradizione. Io invito Pasquale e Marco appunto per ad avvicinarsi al tavolo, perché ci sono gli attrezzi e loro ci spiegheranno in breve gli attrezzi, come funzionano, come sono creati e a cosa servono, e ci faranno un po' l'excursus della loro esperienza legata alla tradizione della Madonna dell'Incoronata. Passo la parola. Salve, Pasquale, innanzitutto ti ringraziamo per averci dato la possibilità di partecipare e ne siamo onorati. Niente, io parlo da cavaliere, vado a cavallo e partecipo alla festa della Madonna dell'Incoronata. Oltre ad essere la festa della Madonna, questa potrebbe dirsi anche la festa della primavera, possiamo dire. Diciamo che prima per gli allevatori poteva essere la festa, diciamo, il risveglio dopo l'inverno, dato che l'inverno era una stagione di provviste, quindi se la provvista era finita quando si giungeva alla benedizione e gli animali erano magri, non pavimento, quindi era proprio la stagione del pascolo e insomma la gente si impegnava per far sì che gli animali poi sarebbero arrivati alla festa in un modo insomma in grande, belli e addobbati, diciamo. Scusate, sono un po' emozionato. I preparativi, la parte più bella di questa festa sono proprio i preparativi. Cose che magari poche persone avranno vissuto in prima persona proprio, ma sono una cosa bellissima. Diciamo che le emozioni che si provano sono qualcosa di indescrivibile. A prescindere dal fatto che nell'estate si regalano persone che non vedi da tempo, amici o parenti, bambini che sono orgogliosi, come possono ti dare una mano, poi i banchetti che iniziano dalla fine di febbraio, dai primi raggi di sole che arrivano fino al venerdì prima della festa e ho ricevuto il mio primo cavallo in regalo, il mio primo e ultimo,
XVI anno portare lo stesso cavallo alla benedizione, quindi è sicuramente una cosa bellissima e vivere gli animali lo consiglio a tutti e ci responsabilizza, quindi anche in età adolescenziale mi ha aiutato molto, perché magari invece di stare in giro si sa, in giro si possono prendere strade che ci possono segnare la vita in un modo negativo, sono state nel nuovo fumire. Non siamo. E ringraziare chi mi ha preceduto e adesso concesso la parola. Per chi non mi conoscesse, sono Marco Celeste, sin da bambino sono cresciuto e coltivo questa tradizione per il culto della Madonna. Questa sera vorrei parlarvi degli attrezzi e degli strumenti usati proprio per la preparazione e durante la festa stessa. Inizierei parlandovi del gioco, che in dialetto lo chiamiamo uno strumento in legno che consente di accoppiare i bovini per il trasporto del carro o delle lavorazioni delle reti, come la quale stava effettuando lo scarciacappa quando gli è apparso proprio la Madonna. Ci sono poi i campanacci sono oggetti costruiti in lamiera che hanno ognuno ha un suono particolare, ognuno ha la sua voce, che viene chiamata proprio in gergo. E così il pastore, l'allevatore, durante il pascolo può riconoscere se un animale si sta allontanando dalla manca attraverso il solo udire di questo suono. In passato i campanacci erano anche, definivano lo stato sociale della famiglia. Più grande era il campanaccio dell'animale, più la famiglia era benestante. A chiudere la triade degli strumenti, degli attrezzi per i bovini, ci sono le mordicchie, i cosiddetti fruciali, che sono delle pinze, stando qui, delle pinze di ferro che vanno alle narici dei bovini, che hanno la funzione di briglia o di freno. Questo è per quanto riguarda gli strumenti per i bovini. Ci sono poi gli strumenti per gli equini. C'è la capezza che viene utilizzata per far camminare o legare l'animale e il collare che, come il gioco per i bovini, ha la funzione di poter far trainare il carro o gli attrezzi agricoli agli equini. Questi erano gli attrezzi che vengono usati dagli animali. Passiamo ora invece agli attrezzi utilizzati dalla mano umana durante la festa. Qui presente c'è la caravascia, uno strumento costruito da un unico filo, interamente intrecciato a mano, che non ha funzione di percuotere l'animale, bensì con dei movimenti produce un vero e proprio schiocco, così come lo staffilo. Io ho appreso questa arte da una persona anziana di Santa Croce, il signor Giovanni Colasuto, un grande esperto di questo materiale. Ecco lì, zio Giovanni. Ci sono poi i mugnarini, che sono fustini costruiti in erbo di bue che, a differenza della caravascia, hanno proprio il compito di toccare l'animale e incitarlo al movimento. E adesso parliamo degli strumenti in legno, i bastoni. Ci sono quelli a forma con la testa ricordante il cigno, vengono chiamati cigne, che hanno il compito di prendere l'agnello o il vitello al piede. Con il gancio che hanno davanti, il pastore può catturare l'animale. E invece l'altro con la forma curva sono i veri e propri bastoni, che noi in
insegnato l'amico Donato Marino, il papà di Pasquale, e quello lì ha messo con la piegatura di un bastone. Il bastone viene raccolto, viene tagliato la pianta dell'olmo nella prima mancanza di agosto e attraverso una bruciatura viene piegato attraverso un attrezzo legato e lasciato essiccare per 2-3 mesi in modo che poi quando viene tolto non possa più aprirsi. Questi sono quelli che troviamo oggi in mano ai pastori. Prima venivano utilizzate delle reti di legno della lunghezza di circa 3 metri perché gli animali venivano condotti, eccola là, si vede bene, venivano condotti per lo più a piedi e la verga lunga consentiva di poter toccare l'animale anche a distanza. La verga viene ricordata anche, cioè è uno strumento tipico della transumanza, lo ritroviamo anche nella poesia Pastore di Gabriele D'Annunzio, quando lui cita rinnovata la verga dell'anno, che tradotto in italiano significa i pastori hanno ritagliato, hanno costruito il nuovo bastone di nocciolo per poter affrontare il nuovo viaggio della transumanza. Bello, grazie. Lo fa vedere per la spalla, la mia faccia. Sì, però vado dietro, per no, volevo dirti che si giovane con la sotto, guarda quanto tempo è fatto, cioè sono già... Quindi tu da ragazzino insomma avevi già questa, facciamo un applauso a Marco, perché poi si mangia tardi fino a che c'è la benedizione e tutto il resto. Volevo saperne di più, cosa si mette in tavola? Sì, oltre alla treccia ci sta bambarella, salsiccia di fegato, pizza, calcetta, una cosa che c'è. Se vuoi quest'anno basta, ci aspetto. Se ci sono altre domande. E io scusa, avrei sempre un'altra domanda per la dottoressa della treccia. Avrei un'altra domanda per te e niente, ti volevo chiedere la scelta, dato che stamattina abbiamo visto la treccia fatta da Michele Rosati e lui, dato che gliel'ha tramandata comunque il nonno, così era stesa, e la tua scelta invece di farla appesa? Sì, allora, ci sono in realtà due metodi, anche altre famiglie, credo che anche voi Pasquale la fate così, anche altre famiglie la fanno con il mio stesso metodo, come altre famiglie la fanno stesa e intrecciare in quel modo. Nella mia famiglia mi è stata insegnata in questo modo, è stata tramandata così e quindi ho imparato vedendo mia nonna, mia mamma che intrecciava, mio figlio imparata a intrecciare così. Però mi è stato detto che praticamente questa lavorazione veniva fatta soprattutto perché non c'erano grandi comodità in passato, a volte i pastori si trovavano anche a lavorare all'aperto e quindi non avevano la comodità che abbiamo oggi in un caseificio di utilizzare un tavolo. E sicuramente quest'asta loro la appendevano agli alberi all'aperto e procedevano con l'intreccio. Quindi alla fine poi credo, sinceramente vicine non le ho mai viste, se poi l'intreccio finale è diverso.
pratica, da quello che ho capito, quella si può sfilacciare sopra e sotto, e invece questa, dato che è stata attaccata, sì, è chiusa sopra, questa chiusa. Sarebbe la si potrebbe chiusa. Anche tagliare il filo e sfilacciarlo, però è proprio nato così, giusto Pasquale, che voi non la sfilacciate ad una sola estremità. Ok, grazie. Sono due modi per realizzare lo stesso prodotto. Grazie, sì. Grazie. Sono altre domande? Nessuno vuole fare domande? Se non ci sono, adesso facciamo prima una celestia, cioè prima di degustare la treccia, Nicolaggio può leggere i versi della poesia di Raffaele da Pizzolo. Allora, tanto dura poco, anche se Luca l'avevo differenziato un po' in tre parti, no? Però siccome Regina prima ha nominato anche dei nomi, dei cognomi o dei soprannomi, è giusto leggerla tutta, perché insomma poi c'è affinché che poi quando l'ho tagliata può darsi che insomma qualche ora, quindi 5 minuti dura, anzi 3. Fai due, anche tu. E chiudiamo con questo. Chiaramente si tratta dell'ultimo Santo d'Aprile di Raffaele Carpiglione. C'è un po' di cupo. Ecco, sì. Quando arriva il cielo sopra, quando scoppano i ghiotti, quando la terra si travesta, si fa bella e mette in testa, si guarnisce per tutto fronte, tutto giù. Quando canta i cardini, quando esce con lo schifo e per l'aria, canta e popola calandrella e terraino. Miezi giù, purtroppo lì, chiami, e un rito fa rirì, e uno scuola fa su e un culo fa cucù. Tic tic cucchietta rusce di fratta re di frusci. Non parco il suo signore, canta siete e te consola. E se vede la palumella, coppierà per alzare la terra, e scialato una formica e scoppa la rosa per la dica. Vuole torni fondanella, ma la rizza è redici, con tanzinza del bardone, cicci, paglia il cielo. E lo povera cavalla, miese verde e miese giallo. Siete da buon, un tuzzo la cima, tac, tac, come un fiero. Fa cupizza e un po' la gola di anche mire quando vuole. E la sombra di crapitta, gira gatta in coppo ditta, c'ha un maruco in coppo di spina, la mucchiella in dicutina. Quando arriva a Ranalella, pitti chiami a Granutella e per torni campanata se fa tanta facennare. Baci ditte, i romanelli, se fa vita una chella, e pigrippa da fiumare, piglia crede e pipeggiare. Quando arriva un Ranalone, che parlare di Foggerone, Gerani, scere, strilla e fisce in zina sera. Quando brilla per famiglia, sta che scia per scia, e per tutte le campagne sente sole, cante e danni. Bacia dell'altra riva d'armo cagliano e moca cala, pesa stata la rosella tra quadrare e guai in genere, e cantato siente, parola non amiro corno, proprietà mi ha trovato, amata me l'incornata. Veda riccia bandarella, la scupina a ciaramella, e un tamburo e la ciarina, la cascia e una narina, e la musica e da lei, o da zogne, o da sanza via, e si fa la benedizione, e si fa la processione. Chi sta andando di Vergenelle che muzzetta di fratello, e poi a sera si può spare, ne si lucca di quadrare, e si canta la batteria quando in bacia per Maria. Chi tre gira i lampioni e si trae giù, denta chiesa allumanata, goppa cerco la sottata, sta Madonna, e parandrone, e te in capo tre corone, te da guarda l'angelino scena aperto per cerino, che arrivi un seggiatino, scaccia capo e i uvalini. Tu che festa e caprizza, che delizia e contentezza, quanto è bella, quanto è cara, la patrania di Madonnara. Qui canta la Madonna, tre corda minna nonna, sanno che è la cutumonia da regni Sant'Antonio. E non canta, e non lamenta, e in tuo cuore non dormiente, una canzone da sparata, una parola appurata che fa metta poco un trio, quando si entra in mezzo a bici, e fa un cuore sparpata. Ti fa chiamare e ti fa pensare. Ma ci sempre la mattina, se comincia da un'omina, torna a chiesa, giù un dire, e trappella le caffieri, tutti i ciucci, cavalucci, vaccarelle, padellucci, tutti i uomini giù, gelati di campana, strada a strada, i muletti, crapi, zurri,
va nessuno da tabù, tutto non che non cadere, tutto ci vuole zaccarelli, un buon di corno, un bacinetto di preghiere e più cornetti, un bacinetto ci vuole fiocca, un bacinetto di sagnocca, un bacinetto e mi capezzi, che si hanno le cabellezze, l'ucciacchina di troppo come susto per brodocca. Tutti i figli, e guarda mia, non sono fatto uno, sono da cigli. E i cavalli non sono lente, ma tu per sentare l'uccello. Quello pile che li manda in inosaura sono brillante. Chi li gode di graniera, ma non matasse la seta nera. Chi li muove chiaro e chiaro, vanno svette in zona stanca. E sente di campana, la guida da lontana, chiaro come lo zuolo, fanno l'una sotto su. E una unica ravana di pastore che guadagna, e chi luce che piccino, chi vero che lunga e fine. Chi sa gli occhi con coppi spalla lavorata, rosso e gialla. Cu capane con braccia pazzutata alle mustacce, chi cusidra e chi cuciore con cappella trata tutta, ten una mano in dolcetta, una cannella bardetta, chi una rosa in argentata, un garofano scarlato, chi va a pedere chi è cavallo sta di corti che scavallo, chi una treccia corza corza, tutta pasta da scamozzo, tetta crolla patterata da camicia ragamata, e cavalli guardiana vanno in nante e tenne in mano borrata di caravascia, padroncini e baci fascia, il re di spallo lui in botta, muoio da roppa e muoio da trotta. Tenni i bracchi non gli appiglia, e quelli è il cugino Vincenzino. E quell'auto sulla fame, e il carruccio muore grande, e quell'auto sulla colla, e il cugino di dragone. Ma tu quali guarda lì, il lavoro di Ale Scarnazzino? Tu ti frigga di brigate che ci stiamo sessando. E poi i pastori, palavetti, gli asini rombi e le uecchie stritte, cacciatura e pantalone, papisse con sbrafone, Mattiuccio in cittadini, la mano e già cattiva. Poi c'è sta Paolo Rosato, che scapone e cuscacciato, i adulti e i carmanelli, la pizza calda e il barbarello, che promatti e chi vedete capigliano inizio e il pente. Bravadini e Giovannone, Carosetti e Pescialone, e torno e torno fanno i giri, ragazzi e tiratini, che trappiglia da zambata, fanno il tenne da cacate, ogni tanto nella pizza, da capote e te lo scrizzi, tu quel vuoto nel caffino, e torno e torno giù mandieri. Gira e gira serpentina, masanella e tramolina, capaleggia e pauncella, macca fa per signorella, zuccarina e pallottina, munaghella e calandrina, che barone e fuggiana, che gentile e marchigiana, fuggianella e rafaniella, famolina e avicina, che marchese e gravina, che stellina e aguilina, che bellina e che ciccina, che gioiella e che cardina, ruscianella e trecciabella, manelitti e margiassella, reggiuanna e voce perlina, che peccione e che fratina, balzanina e cetacina, e c'è sta cosa la mucchina, scarpaleggia e taradina, Zingarelle e cuccellini, trum e tram, un goppo e sotto, chi è galoppo e chi da trotto e può, quando sono stancate, chi carrelliera e giorgellata, tutte chiude in sacarella, tutte nocche e nucatelle, e poi quando sono montate i cappelli sono cacciate, esce un problema da castore, esce poi una strada, ma sta come? Benedici e l'acqua santa me ne cava tutte quante. Poi, se pigliano i dolcetti, canelle benedette, e ritorna di cavallo pure e ciucci venne in stalla. E poveri cavalli, e così è andato lontano in campana, fa bomba, zicchi lì di porco. E che sono i poveri frappunti, e ho capito, stanno lunghi. Sono i poveri usati, di mattelli da soldato, che calocchi e cavalli così e si chiede di campanone. Con la mussa e un salvatore, dei ricchi da calore, e poveri all'occhi, Duarte e tutti i cocchi. Fanno un giro in mano, come arriva la caravana, Luca si brio e campana bomba loro. Bianco Gigli e Mandatore, colonnello e Salvatore, caporale e granatiere, pernatore e barzaniere, fioramante e palazzuola, cavaliere e montagnolo, consigliere e ramoglietta, graziosa e padronette, portaciuto e sandacine, la baciare e matutine, per comune e patuana, capriola e tortolana, napoletana e paratora, lionetta e menzignone. C'è stato un bel lavatore, che io muove più saputo. E poi venne Vaccarella, Corallina e Cartabella, Primavera e Carolina, Principessa e Contadina, Concettella e Pupattella, San Rafina e Gaia Bella, Lunaghella e Maria Rosa, Stella d'Oro e Contegnosa, Mussolella e Capastrini, Suenzarella e Maria Mina. E poi dopo Benedetti se ne vanno zitta, 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 zitta. Ma ha sbagliato, ma tu già studiava là, che la pizza spasa in terra e quello forte serra a serra. E poi quando sono partito, prende tutti e frutti. Venne in grado, un gabbanato, tutto riccio in giurgellare, tutto ciò che zaccarella, capasciola e cartabella, ciambaniella in argentare, e se fanno i tre gelati. Quando poco è venuto, e nanda a chiesa sono venuto, se fanno anzi un sacerdote, l'acqua santa che tre volte, te sgrazie con e li dà a benedizione.
C'è qua Luca di Grapara, suona tutta la lunare, che la dopo del campare se ne sgrina lontano. Dentro a Gesia, mo si sente, dice a messa e canta a gente. E là per niente, sono rimasta pagnottella da cagata, pagnottella da cavalle gialle, donne e canna galle, certe robe della pizza, soffrettate, non sono pizze. E poi, tanta cacacille, tu come cacenille, come tanta pannellina da fametta in garzaville. Ehi, te puoi fare ancora qua, rabra bocca, e mi ingannano. Ringraziando veramente uno ad uno tutte le persone che sono intervenute in questo seminario, partendo da Marco, quindi ringrazio Marco Celeste, Nicolangelo Cristi, Regina Bosco, ringrazio tutti i presenti, soprattutto gli allevatori che sono intervenuti, perché questa, ricordiamo, lo sottolineo ancora, è la festa proprio loro. Quindi grazie mille di cuore a tutti quanti voi che siete intervenuti e speriamo insomma di rivederci per la prossima. Mangiatene. Sfilacciate. Mi raccomando.